tocca a me. Passa, passa, dai, veloce. Lasciatemi il campo, il Picasso della carne, signori. Il Picasso della carne. Diamo l'olio, l'acido di sale. Aspetta. Che fai? Aspetta. Me? Opla, adesso la puoi fare. E quel pezzo che fa? E quel pezzo si butta. Sì. Io, cioè, non è la prima volta che vedo una cosa del genere. E adesso è arrivato il momento di parlare, perché... cioè, a parte che la sto facendo io la carne, mi lasci fare. Perché quando la fai tagli sempre... No, ho un terzo a tagliare, sai? Questo era un chilo di carne. Mi fai capire perché hai tolto un terzo di carne? Cioè, sai i costi? La gente muore di fame. Questo costa qualche cosa. Sì. Non abbiamo... Cioè, non lo so, se questo è spreco. No, ma mi devi far capire perché questo spreco. Allora, se tu fino ad oggi non ti sei mai lamentato, perché ti stai lamentando adesso? Perché arriva un momento in cui uno si lamenta, chi si lamenta, però almeno una giustificazione, una spiegazione. Perché tu hai tolto un pezzo di carne? Sto facendo io con tanto amore la cosa. Fino ad oggi. Non la voglia, però. Mi fai parlare, fino ad oggi ti sei mai lamentato? No. Oh, no. Allora. Ma arriva un momento, io voglio sapere perché tu butti quel pezzo di carne? Perché la butti? Io la faccio esattamente come la fa mia mamma, va bene? Oh. Che c'entra questo fa? La carne è così, la fa la mia mamma, va bene? E io la faccio esattamente come la fa lei. Non lo so, fatta pazienza. Tu la posso chiamare tua madre? E chiamala. Almeno per togliermi la curiosità, perché la posso chiamare? E chiamala. Questo è il cellulare. Stalla. Qual è il numero, scusi? Fai memoria, mamma. Mamma. Hai capito, qua. Signora, sono Uccio. Ah, ciao Uccio. No, non mi disturbi, dimmi. No, giusto un'informazione. Volevo capire perché lei quando fa la carne, almeno così sta dicendo sua figlia, cioè taglia una bella parte, quasi un terzo lo prende, diciamo, e viene tagliato e viene buttato poi. È buona, ci mancherebbe. Ma perché fa questo taglio? Ma perché non ti piace? È una ricetta di famiglia, è una ricetta di tradizione familiare. Io le ho insegnato così perché mia madre la cucinava sempre così. No, va tagliato, il bordino va tagliato. Ah. E quindi è tradizione. Mia madre la faceva così? Sì. Va bene, grazie, no, giusto una curiosità. Che volevo sapere... Arrivederci. Ciao. Salutami mia figlia. Ciao, sì. Ci domando, quel va tagliato. È così la ricetta, scusa, non capisco. Senti, posso chiamare tua nonna? Sì. E il numero qual è? Nonna, stai... Regola. Nonna. Ok, se manco ci sento. A specchietto. Pronto? Signora, sono Uccio. Ui, ciao. Come stai? Sto bene. No, giusto una curiosità. Mi ha detto sua figlia, e di conseguenza anche sua nipote, che, cioè, perché lei, facendo la carne, quando faceva la fettina, diciamo, tagliava proprio un pezzo di carne, un bel pezzo, quasi un terzo, viene tagliato e buttato? Per quale motivo, giusto per sapere? Sai perché la tagliavo? È perché la padella era troppo piccola. E così, un curto andrei e un frasco non andrei. E d'altro canto, sono stati abituati in altro maniso. Grazie. Ciao nonna. No, sta salutando. Me, baciamo che da bellezza di minghietta, piscinen. Tanto buono. Sempre, quando mi chiami tu mi fa sempre piacere. Davvero sai.